Amici dell'Appetito Vien parlando, eccoci qua dal ristorante Franco del porto turistico di Pescara. Diamo vita a questo nuovo appuntamento a tavola incontrando il consigliere comunale, uno dei decani del consiglio comunale pescarese, Massimiliano Pignoli, con cui vorrei subito brindare con dell'ottimo San Lorenzo a questo nostro incontro. Grazie. È davvero un piacere. Grazie per l'invito, Paolo. È un piacere. Iniziamo con gli antipasti ai frutti di mare, come da tradizione. Qui il buon pesce fresco del mare Adriatico è di scena tutti i giorni a pranzo e a cena in una location invidiabile, davvero uno dei ristoranti più belli della nostra regione, ed è un piacere essere qui, tornare qui con la nostra produzione televisiva per parlare dei problemi della città di Pescara con Massimiliano Pignoli. Un amministratore giovane ma già con grande esperienza alle spalle, sempre a completa disposizione di chi ha bisogno. È l'uomo della solidarietà, così come è stato ribattezzato, ed è davvero un piacere poterlo incontrare. Intanto la cucina di pesce è di suo gradimento, Massimiliano, da pescarese. Sì, da pescarese doc, amante del mare, della spiaggia, non poteva essere questo il pesce, assolutamente. Poi siamo in un ristorante, come hai detto tu Paolo, un ristorante migliori della costa adriatica, quindi quale miglior auspicio. Un locale storico, salutiamo Franco, tutto lo staff di questo locale che vi aspetta sia a pranzo che a cena con delle ricette che hanno fatto la storia della cucina tipica marinara. Entriamo subito nel merito del nostro appuntamento, io le auguro subito buon Grazie, appetito, perché qui possiamo, come sa benissimo Massimiliano Pignoli, assaggiare e gustare queste prelibatezze del nostro mare. Ecco, intanto Massimiliano Pignoli è sempre stato tra i più votati del Consiglio Comunale, a testimonianza dell'amore, dell'affetto, della stima dei pescaresi nei suoi confronti. Lei è sempre stato molto disponibile verso tutti, anche se in molti dicono che non ha mai avuto la fortuna che merita. È vero? Assolutamente sì, nella vita oltre alle capacità ci vuole tanta fortuna. Io purtroppo questa fortuna, diciamo, dal punto di vista politico non l'ho avuta. Poi ho avuto una fortuna dal punto di vista familiare, di conoscere una brava donna, di avere un grande figlio, Francesco Mario, per cui probabilmente quello che ho perso nell'ambito politico poi il Signore me l'ha ridato nell'ambito familiare. Ecco, lei è stato eletto in consiglio comunale nelle fila dell'UDC, anche se ultimamente, io vorrei proprio fugare ogni dubbio, si parla e si vocifera di un passaggio di Massimiliano Pignoli nelle file di Forza Italia. Cosa c'è di vero di queste voci di corridoio che si rincorrono? La mia esperienza con l'UDC è finita, ma perché è finito anche un po' il partito sostanzialmente con la nascita di Noi Moderati, che diciamo ha assorbito un po' tutte le anime del, come dire, di moderazione al centro. Sì, sono corteggiato un po' da tutti, valuterò nelle prossime settimane con i miei collaboratori la scelta migliore da fare. E io sono un centrista, per cui il mio ambito, come dire, è quello, però sostanzialmente a me votano le persone non per il partito che rappresento, ma per la persona. Quindi sì, qualsiasi partito dovessi andare, sempre di centrodestra, comunque i miei attestati di stima derivano appunto dalle persone che votano, come dicevo prima, e ti ringrazio per i complimenti, perché evidentemente viene da un giornalista che comunque sta dalla strada di suo tempo, quindi raccoglie anche le testimonianze di tanti cittadini pescaresi. Ti seguiamo giorno dopo giorno. Grazie, non lo dico io, quindi lo dite voi, e questo mi fa oltremodo piacere. Da sempre, come dici tu, sono il più votato in consiglio comunale, e non è semplice, perché ovviamente avere la stima di migliaia di persone, come dire, anche con un partito che, come l'UDC, che non aveva una grande risonanza come lo poteva essere 5 anni fa la Lega, certo. Però io, come dire, anche a testimonianza di quello che dicevo prima, raccolgo, come dire, consensi non per il partito ma la persona. Io sono sempre a disposizione, nella legalità, nel limite del possibile, dalle 8:30 di mattina. Lo sappiamo. Adesso sto facendo questa trasmissione. C'è sempre la fila all'esterno del suo ufficio, c'è sempre tanta gente che l'aspetta, tanta gente bisognosa di aiuto, bisognosa di un suggerimento. Anche perché, diciamo tutto ciò, perché il
L'8 e il 9 giugno prossimi si tornerà al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale a Pescara. Che sarà una mini legislatura, perché come voi sapete, come i nostri concittadini sapranno, questa consigliatura durerà solo ed esclusivamente 3 anni, perché poi ci sarà appunto la fusione dei 3 comuni, quindi significa Pescara, Montesilvano e Sportore, che daranno animo alla cosiddetta Grande Pescara, e quindi si tornerà, come dire, di nuovo alle urne, perché ovviamente lì si prenderanno i consensi, anche si potranno prendere consensi anche da Montesilvano e Sportore, che sono ovviamente cittadini limitrofe e che ambiscono e ambiamo a diventare una città grande, importante, una delle città più grandi d'Italia, e questo ci serve anche per avere più contributi e più economicità dallo Stato nei confronti di questo comune. E poi, per dirla tutta, lei è sempre stata una persona tenace, combattiva, non si è mai persa d'animo, anche quando purtroppo una spiacevole vicenda giudiziaria l'ha toccata davvero da vicino. Sì, sono stato, tutti quanti se lo ricordano, più di 10 anni fa. I giornali, le televisioni hanno più ripreso. Fui accusato di voto di scambio, una cosa assurda che si fa nei paesi del sud, e Pescara non è rientra nei paesi del sud per la criminalità e quant'altro, un esposto, chiederebbe un processo, però come poi tutti sanno, insomma, questo processo si concluse con un nulla di fatto, quindi ho dimostrato, i miei avvocati hanno dimostrato la mia più totale innocenza sui fatti contestati, e quindi sono stato praticamente assolto, certo, tolto da questo tipo di inganno politico. Esatto, sincerità per sincerità, perché a tavola, io lo ripeto, lo ribadisco puntualmente, si dicono e si raccontano le migliori verità. Le ha dato fastidio essere riportato sui giornali al momento dell'accusa con titoli a 9 colonne? Assolutamente sì. E guardate, poi magari il giorno della soluzione non è uscito niente. Vabbè, magari c'è stato un passaparola, sì, però meritava ben altro risalto. È la tradizione, io non sono abituato a queste vicende, ripeto, aiuto le persone nella legalità, nell'impegno possibile che faccio, quotidianamente, non sono abituato, la mia famiglia non è abituata a queste cose, per cui... Anche dire, persone che non sono suoi elettori, non sono stati suoi elettori, noi ne siamo davvero, davvero testimoni, lei aiuta indistintamente no, tutti. Cioè, c'è gente che viene pure da fuori la provincia, Popoli, Bussi, dove io sinceramente non ho ambizioni di candidarmi alla regione, né tantomeno. Quindi io aiuto, non chiedo la carta d'identità della persona che viene, io aiuto, mi spiego il problema, ripeto, e cerco di aiutarlo. Infatti stiamo pranzando, il mio tour de force continua, perché stiamo pranzando, poi alle ore 15 riprenderò il lavoro in comune fino alle 9 di sera, questo dal lunedì al venerdì, a disposizione dei cittadini. Ma Pignoli, di questa spiacevole vicenda giudiziaria, lei cosa ricorda e cosa ricorderà sempre nella sua vita? La traumaticità della perquisizione, perché loro pensavano, nell'ipotesi, diciamo, che io aiutassi queste persone a fronte di qualche compenso economico, perché ormai la politica è questo, pensano loro, ma io la faccio gratuitamente, io pago e possono testimoniare le persone di tasca mia, se lo sapete, speriamo che mia moglie non veda mai questa trasmissione, che io pago di tasca mia bollette a persone povere che hanno la luce staccata, il gas staccato, e che vengono le bollette che non riescono a pagarle. Io, siccome sono molto cattolico e credente, non metto praticamente la busta o l'obolo in chiesa, ma li riservo a queste persone durante la settimana, e quindi faccio, come dire, una carità nei confronti di queste persone e nei confronti di Dio. Ma fino ad oggi le è dispiaciuto non poter ricoprire un incarico più importante, quello di assessore, lavorare sempre dietro le quinte? Guardi, direi, qualcuno vorrebbe dire no, io sono dispiaciuto perché i cittadini mi delegano a fare tutto ciò, poi per giochi di potere, una volta un esposto, una volta per giochi di potere, di politica e quant'altro, non si riesce mai, come dire, a una volta perché perde l'elezione, perché ci può stare pure che uno possa perdere elezioni, che il sindaco che tu ritieni debba ricoprire il ruolo di sindaco della società viene bocciato dai pescaresi, quindi ricopri giustamente e legittimamente il ruolo di opposizione all'interno del Consiglio Comunale. Insomma, tutti questi, come dire, queste vicende mi hanno portato in questi 17 anni a non ricoprire mai nessun ruolo, però poi la gente non si spiega come questo, come io, non ricoprendo nessun ruolo, cioè l'assessore, presidente del Consiglio e quant'altro, riesca sempre a portare tutti questi voti all'interno, come dire, personali per la mia elezione, perché non conta ricoprire ruoli, conta dedicarsi alle persone, ai bisogni delle persone.
lei, pur essendo stato eletto nelle fila dell'UDC, quindi in un partito di maggioranza, è stato in più di una semplice occasione spina nel fianco della maggioranza, del sindaco. Io dico sempre che siccome questo sindaco, come gli altri, non mi devono niente, io non devo niente a loro, anzi sono a credito loro nei miei confronti. Io sono anche perché ha portato centinaia e centinaia di voti. Ho fatto la lista e ho portato il mio, come dire, il mio compenso. Se non fosse stato per l'UDC, che ha preso quasi il 4%, e Segno Masci non avrebbe vinto al primo turno 5 anni fa. Quindi ho detto tutto. Già solo per quello sarei dovuto essere premiato, ma non fa niente. E, per cui, dicevo, la situazione è che bisogna cercare sempre di, come dicevo prima Paolo, di aiutare le persone a prescindere dal ruolo che si ricopre. Tenete presente che insomma l'UDC è un partito non alla ribalta dei mass media, non stiamo parlando né di Forza Italia né di Fratelli d'Italia né della Lega, che sono e dei non moderati, che sono i quattro principali partiti del centrodestra, e nonostante tutto la gente mi ha votato lo stesso. Quindi ripeto, quello che conta non è la, come dire, la collocazione del partito, che fa anche, per l'amore di Dio, ma il porsi quotidianamente nei confronti delle persone cercando di aiutarle nel limite del possibile. Sempre seduti comodamente a tavola all'interno del ristorante Franco del porto turistico di Pescara, in compagnia del consigliere comunale Massimiliano Pignoli, uno che è sempre a disposizione. Dovrebbero prendere esempio tanti amministratori, perché lui ha sempre il cellulare acceso, è una persona conosciutissima, come si diceva, una persona che è sempre sul pezzo tutte le mattine in comune per cercare di aiutare il prossimo, aiutare chi ha veramente bisogno. Tante storie lei ha vissuto, tante storie di sofferenza, tante storie di discriminazione, ma quando è a casa e si rilassa magari in poltrona con sua moglie, c'è qualche pensiero che la tormenta della nostra Pescara? Perché lei è un pescarese doc e ha dimostrato di amare come pochi la nostra città. Sì, e che si potrebbe fare di più nel sociale. Io vedo che io mi batto sempre in consiglio comunale affinché tanti soldi vengano destinati per il sociale. Ad esempio, ho dovuto fare una lotta politica per far destinare all'amministrazione comunale 100.000 euro per il bonus natalizio, che altri comuni non hanno fatto, altri comuni limitrofi, ma che io ho deciso di fare, perché se si possono spendere 500.000 euro per un cantante, che pur ci vuole, perché Pescara ha bisogno di turismo e vive nel turismo, non credo in proporzione, bisognava trovare i soldi e li abbiamo trovati, 100.000 euro, per aiutare le persone per i buoni natalizio festività che stiamo continuando a dare anche negli ultimi giorni. E tenete presente che per quante richieste sono state fatte in pochissimo tempo, a fronte di 100.000 euro, all'inizio avevamo destinato 100 euro a famiglia, e abbiamo dovuto ridurre a 50 perché se no i soldi non sarebbero bastati. Quindi significa che c'è un'esigenza reale di aiuto alla persona. Questi sono buoni che ti permettono di andare a fare la spesa nei centri di discount, Lidl e altri discount, che permettono appunto di acquisire, di aiutare le persone in un mare magnum. Però ci deve essere, perché la persona viene prima di tutto. Lei è sempre stato vicino ai quartieri periferici e ai loro problemi. E lo sono ancora. E lo è ancora. Proprio in questi quartieri periferici, oggi come oggi, si combatte davvero una battaglia mediatica per cercare di far vedere l'impegno dell'amministrazione. Guardate, o di chi... Ecco. Io sono una persona molto pragmatica, ci sono politici, non mi piace criticare gli altri, che fanno soltanto conferenze stampa spot per non risolvere mai nulla. Io non amo fare molte conferenze stampa, ma amo aiutare le persone nel silenzio, le ricevo nel mio ufficio e le cerco di aiutare. E vi posso testimoniare che le persone sono più gratificate, più contente di venirsi a esprimere un problema, una circostanza, un'opportunità di lavoro, se uno conosce qualcuno che lo può indirizzare a qualche parte, piuttosto che vedersi trovare i politici che fanno le ronde per non risolvere mai nulla, perché lì si entra in uno spazio che a noi non compete come amministratore, che lì ci sono le forze dell'ordine, che io ringrazio, che quotidianamente si spendono per la nostra città e per la periferia. Non pensate che le forze dell'ordine stanno con le mani in mano.
dietro ogni storia di spaccio, di criminalità organizzata, ci sono ovviamente delle indagini che gli ufficiali di pubblica sicurezza devono condurre, perché non è che uno può prendere una persona e dice siccome tu fai quello allora vieni in galera. No, ci sono delle indagini, ci vogliono delle prove, perché altrimenti l'avvocato, e ne sono talmente bravi, tanti bravi avvocati abbiamo a Pescara, sono talmente abili che il giorno dopo questa persona è di nuovo fuori e continua a delinquere. Però c'è ancora tanta confusione, c'è ancora tanta confusione tra la gente, perché chi segue le vicende quotidiane, da un lato ascolta i messaggi lanciati da uno dei candidati sindaci, vale a dire Domenico Pettinari, che racconta della drammaticità in cui si vive nei quartieri periferici, Fontanelle, Rancitelli e via discorrendo. Dall'altra parte seguiamo e la gente segue anche quello che racconta il primo cittadino, l'attuale sindaco Carlo Masci, che parla sempre di un'amministrazione presente sul pezzo, attenta, come dimostra anche l'abbattimento del ferro di cavallo e tante iniziative similari. Ma la verità dov'è? Da una la parte verità o non sta mai da nessuna parte, la verità è al centro. Si esagera una parte, e mi riferisco al candidato sindaco, ex 5 Stelle, Pettinari. Perché Pescara non deve essere militarizzata, non stiamo parlando di Napoli, con tutto il rispetto per la città di Napoli o di altre città dove la criminalità ha un livello drammatico. C'è bisogno di sicurezza, i cittadini ci hanno sicurezza, certo le ronde o qualsiasi altro di testimonianza che significa soltanto per uscire sui giornali o sui telegiornali di rilevanza regionale servono solo, ormai le persone l'hanno capito, per prendere voti, perché alla fine queste dimostrazioni non conducono mai a nulla, perché poi sempre sono la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza che conducono le indagini e che portano i risultati, non certo lo porta il candidato sindaco dei risultati. Certo, 20 anni di attività amministrativa, chi meglio di lei può dire in tutta calma e in tutta sincerità come è cambiata Pescara da 20 anni a questa parte? Beh, è cambiata molto, molto, molto. Abbiamo fatto dei progressi importanti dal punto di vista del commercio, dal punto di vista del turismo, dal punto di vista anche dei grandi eventi, dal punto di vista anche dei lavori pubblici. Sono stati fatti tanti lavori pubblici, tanti ne partiranno negli ultimi mesi. Poi la gente dice e mi dice a me, ma voi fate i lavori soltanto a ridosso delle elezioni. Beh, non è così, perché io spiego che per seguire la legge, e noi la seguiamo, per appaltare un lavoro pubblico ci vogliono almeno un paio d'anni, perché bisogna fare il progetto preliminare del lavoro, bisogna andare in giunta, bisogna fare le gare d'appalto, la gara d'appalto può essere impugnata, se ha un valore importante dal punto di vista economico la gara d'appalto ha una valenza europea, quindi ci sono dei termini che devono essere più lunghi, e quindi si arriva quasi sempre al ridosso delle elezioni. Non dimenticatevi che noi in questa consigliatura abbiamo dovuto a che fare con un problema terribile che ha coinvolto l'intero mondo, cioè la pandemia. Cioè Pescara non è che è stata esclusa dalla pandemia, noi siamo stati praticamente due anni fermi, ma comunque non si sono potuti fare i lavori. E adesso che da un anno che si sono sbloccati, ovviamente la ditta che ha vinto l'appalto a Pescara l'ha vinto anche a Genova, a Roma, a Milano, e quindi deve dare una preminenza, perché tutti quanti adesso vogliono che i lavori si facciano, e quindi si arriva al ridosso delle elezioni, ma non è perché ci sono elezioni si fanno questi lavori, sarebbero comunque fatti in questo periodo, e poi gli asfalti e tutto quanto vengono fatti nel periodo primaverile barra estate, perché se si fa in una temperatura molto bassa l'asfalto non attecchisce e il lavoro viene malissimo. In 20 anni o quasi di attività amministrativa si sono succeduti diversi sindaci. Qual è il ricordo di Massimiliano Pignoli delle attività portate avanti dai vari Carlo Masci, Marco Alfonso, Alessandrini, Luciano D'Alfonso, ecco, con chi si è trovato? Cioè nessuno si è mai speso per il sociale, per le persone bisognose. Questo lo riprovero a Carlo Masci, lo rimprovero ad Alessandrini, lo rimprovo a tutti, che tutti quanti dicono che si è fatto tanto per il sociale, io ritengo che si debba fare di più. Guardate, quando si stava bene, nei periodi del pentapartito, cioè quando esistevano 5 partiti in comune, in regione, a Roma, si dava l'assessorato alle politiche sociali ai socialisti, ai socialdemocratici che avevano il 3-4% che ti
che ti permettevano di fare la giunta, quindi dargli, come dire, un'appartenenza di carattere politico. Oggi io ritengo, da 20 anni a questa parte, quindi da quando è scoppiata proprio la crisi economica, che l'assessorato delle politiche sociali, lo vado ripetendo da sempre in aula, nelle riunioni, è l'assessorato più importante, perché la gente non è che arriva, cioè dobbiamo togliere il vezzo di dire la gente non arriva a fine mese, no, la gente non mangia, che è diverso, non è che non arriva a fine mese, non arriva a fine mese il ricco di una volta che adesso è diventato borghese, il borghese è diventato povero e la gente non mangia a fine mese, la gente non mangia. C'è il segno della sua attività, secondo il diretto interessato, in tutto quello che ha fatto e l'impegno profuso in questi anni? C'è qualcosa in cui si riconosce nella Pescara di oggi? Guarda, io sono convinto che se non ci fossi stato io, non per farmi, diciamo, un merito di carattere personale, non ci fossero stati tutti questi soldi per il sociale, perché io in qualsiasi riunione di maggioranza, in consiglio comunale, in conferenza stampa, batto i pugni sempre ed esclusivamente per aiutare le persone, perché io, mi hanno insegnato i miei genitori che prima bisogna portare il pane a tavola e poi puoi andare a vedere la partita del Pescara, ti puoi andare a vedere il concerto. E siccome la pubblica amministrazione viene condotta come una famiglia e c'è il buon padre di famiglia che è il sindaco, deve prima pensare a dare a mangiare ai propri cittadini e poi eventualmente fare gli spettacoli, attività culturali e quant'altro. Io la penso così. È una persona pragmatica, Massimiliano Pignoli. Ma se a tavola, dove si dicono le migliori verità, lei potesse raccontare il momento più bello o il giorno più bello che ha vissuto in questa attività amministrativa portata avanti con tanto impegno e spirito d'abnegazione, e viceversa, di contro, il momento più triste, il momento magari in cui avrebbe anche potuto pensare di lasciare tutto e di cambiare... Il momento più triste è semplice: quando ho ricevuto l'avviso di garanzia che dovevo fare il processo, avevo intenzione di dimettermi, allora stavo con la lista Teodoro, avevo parlato con Gianni, che era l'assessore, con Pier Nicola, Maurizio, avevo, come dire, deciso di dimettermi, perché se queste erano le carte per fare politica io non ci stavo più. Cioè, qui si aiuta le persone, tu ci devi rimettere anche di tuo. Poi però loro mi hanno convinto che io non avessi fatto nulla, me l'hanno detto i miei avvocati, vedendo le trascrizioni, perché poi sono state sentite le persone che sono state intercettate, interpellate e quant'altro dal pubblico ministero, che hanno tutte quante ribadito la mia estraneità ai fatti che mi venivano contestati. Però guardate, seguire è dura. Venirsi perquisita la casa per una cosa che non hai fatto, quando io avevo un bambino, Francesco Mano, che adesso ha 10 anni a marzo e aveva 6 mesi, meno male che era piccolo, non aveva capito che cosa, vedere i miei genitori piangere come dei bambini, perché noi siamo una famiglia onesta che cerca di aiutare le persone nel limite del possibile anche fuori dalla politica, come mi hanno insegnato i miei genitori. Ecco, ti fa capire che non potevi fare più politica. E poi però credi nelle istituzioni, credi nella magistratura, credi in un dibattimento, credi in un processo che devo ringraziare i miei avvocati. In primis l'avvocato Lamorgio e l'avvocata Melania Navelli, che hanno fatto capire al PM e al giudice che io in questa vicenda non c'entravo assolutamente nulla e che non era vero ciò che mi veniva contestato tramite l'esposto. Insomma, si è sentito tradito, si è sentito perseguitato. Come si è sentito in quei giorni? Tradito, perseguitato, distrutto. Cioè, tu avevi fatto delle cose, ti eri impegnato per le persone per cercare di aiutarle. A me del voto non mi interessa, perché il voto poi viene da solo, perché si crea un rapporto di amicizia con la persona, che la persona ti prende come punto di riferimento all'interno del comune. Ad esempio, ci sono tante persone, ti faccio un esempio, c'è stato il rimborso dei libri, sì. Un esempio che può calzare a tutti quanti. Tante persone, io ho sempre detto che bisogna fare il rimborso dei libri cartacei, perché tante persone non mangiano, figuriamoci se hanno un computer a casa, e che lo smartphone non ti permette di fare determinate procedure che il computer invece permette di fare. Beh, io ho messo a disposizione la mia segreteria, il mio segretario, che ringrazio, e i miei collaboratori, che si sono spesi gratuitamente ad aiutare le persone a fare la domanda per il rimborso libri, che scade il 31, cioè domani. Infatti oggi abbiamo un'altra persona che viene e l'aiutiamo per fare questa cosa. Cioè, io dico, ma è talmente semplice capire che si vive, che non tutti vivono come viviamo noi a casa nostra, che abbiamo i computer, che abbiamo i telefonini, che abbiamo i robottini e quant'altro. Ci sono famiglie, vi faccio un esempio, una famiglia Rancitelli, che poi non si chiama Rancitelli ma si chiama Villa del Fuoco, mi venne una volta e mi disse, una bambina, io ho detto, ma tu stasera che mangi? Gli ho detto, io mangio tanto alla mensa, perché la sera io mangio il pane raffermo con i fornellini dei carcerati, perché mi hanno tagliato pure il gas. Allora, di fronte a questa cosa, ma vabbè, meglio che non parlo,
È davvero una persona tutta da scoprire, Massimiliano Pignoli, in questa puntata davvero molto interessante dell'Appetito Ven, parlando all'interno del ristorante Franco del porto turistico di Pescara. Ci troviamo in una giornata di sole davvero molto bello, una location invidiabile da frequentare, con l'ottima cucina a base di pesce, a fare da comune denominatore di incontri piacevoli e rilassanti. Io dico sempre ai miei lettori, ai miei amici, voi mi dovete sostenere politicamente, perché voi dovete pensare che io sono lì a rappresentare voi, cioè le persone povere, ma povere in senso economico, perché sono persone che di animo sono più ricche di noi. E fin quando ci sarò io seduto in quei banchi, in consiglio comunale, voi sarete sempre difesi, e ci sarà sempre una persona che nelle riunioni in consiglio comunale si batterà sempre per voi, sempre. Lei è anche un sognatore, così ci dicono. Come sogna la sua città, Pescara, proiettata nel futuro? Vale a dire, oggi come oggi, cosa manca effettivamente per essere ancora più bella e affascinante? Ma innanzitutto io penso che manchi sicuramente ancora di più, ci dovremmo concentrare, se dovessimo rivincere le elezioni, ancora di più nel rifacimento dei strade marciapiedi nelle periferie. Alcune cose sono state fatte, come diceva lei, tante partiranno questi ultimi mesi, ma bisogna fare tanto, perché la periferia al centro della io l'ho detto al sindaco Masci quando lui ho deciso di appoggiare lui, ho detto: guarda Carlo, devi mettere la periferia al centro del tuo programma, al centro della città, perché la periferia deve essere curata come viene curato il centro di città, perché i cittadini della ciò periferia ciò avviene adesso? Perché poi finisco, perché la periferia, in periferia si pagano le tasse tanto quanto lo paga, certo, un cittadino, un residente che abita in via Firenze. Ciò avviene un po' sì, un po' no. Ripeto, noi siamo stati coinvolti dalla pandemia che ci ha rallentato. Noi 2 anni siamo stati fermi dal punto di vista, tra virgolette, amministrativo, non abbiamo fatto appalto, quindi ci troviamo molto indietro. Si doveva fare tanto, non si è fatto, si è fatto abbastanza, e perciò richiediamo la fiducia ai nostri elettori affinché questa abbastanza diventi tanto, e noi in questi ultimi 3 anni finiremo a fare le opere che ci avevamo messo in mente di fare in periferia. In precedenza ha anche ricordato le sue collaborazioni con altri personaggi politici. Questo per dire che lei è anche passato nel corso della sua storia politica da uno schieramento ad un altro. No, io non ho mai cambiato partito, io sono sempre con la lista Teodoro. Era la lista Teodoro che comunque individuava dei programmi, e sulla base dei programmi appoggiava un sindaco o l'altro. Siccome io mi ritrovavo in quella, come dire, famiglia di amici, perché sono dei miei amici, pensi che Maurizio è il mio testimone di nozze, per cui posso pensare, tutto dire. Fino a stamattina mi sono sentito con Pier Nicola Teodoro, che è un mio fratello, non è un amico. Perché si presenta con il centro-sinistra in regione? Si presenta col centro-sinistra, però io, a prescindere dalle posizioni che ognuno di noi ricopre nell'ambito politico, i rapporti rimangono, perché la politica è una cosa, i rapporti personali sono un'altra, bisogna sempre scindere, e io con loro sono rimasto in ottimi rapporti, anche se il mio, diciamo, futuro attuale e futuro delle prossime elezioni comunali sarà solo ed esclusivamente con il centro-destra. Ma lei se lo ricorda, ce lo vuole raccontare? Come è nata la sua scesa in campo? Quando decise di scendere in politica e perché? Io nasco con Forza Italia e con l'allora assessore Giustino Di Marcantonio. Il compianto Giustino Di Marcantonio, ospite a più riprese del nostro programma, che è venuto a mancare insieme al figlio, sì, Luca. Che ricordo sempre con affetto. Già assessore regionale alla cultura. Io abito in una zona dei Colli molto, che era molto abbandonata dall'istituzione. Non c'era la fogna, non c'erano le luci, non c'era il marciapiede, non c'erano gli asfalti, non si faceva mai nulla, non passava, quando c'era la neve dovevamo spalare noi cittadini. Un quartiere dimenticato, diciamo, una zona molto dimenticata dei Colli. Io ho detto: ma è possibile che qua nessuno riesce a far nulla affinché, ecco, appunto, la periferia sia al centro in senso lato e in senso proprio reale della situazione? Allorché entrai nel gruppo di Giulio Marcantonio e piano piano feci esperienza al quartiere, che io ritengo fondamentale, perché sono le persone oggi che non fanno il passaggio di circoscrizione e quindi arrivano in consiglio comunale senza sapere che cos'è una delibera, che cos'è un emendamento, che cos'è un ordine del giorno, che cos'è una mozione, che cos'è un'interrogazione, non sanno nulla, addirittura si trovano catapultati anche a fare l'assessore, e quindi partano, appunto, se non sei un professionista, ad esempio, che fa altro nella vita, quindi se non sei un avvocato,
Oppure che ne so, sei un farmacista, sei un medico, non sai che cos'è, ripeto, una delibera, un ordine del giorno, che cos'è una modifica a chi non si interessa di urbanistica e quant'altro, ti ritrovi praticamente con una delega e non sai neanche cosa devi fare. Quindi ci vuole competenza e organizzazione per fare delle cose, soprattutto in giunta. E per cui io ritengo necessario che quella palestra, che è la circoscrizione, che era appunto il punto di riferimento dei tanti cittadini che si recavano in circoscrizioni per le lampadine, le buche e quant'altro, oggi non c'è più, come voi sapete, però manca perché poi ci sono delle lacune in consiglio comunale, alcuni consiglieri che sono lì soltanto per votare e vedi che non hanno preso mai la parola per intervenire su un argomento perché non sanno cosa dire. Ma tutto sommato ritiene di aver più dato o più ricevuto dalla politica? No, io ho molto dato e poco ricevuto, questo è poco ma sicuro. Ripeto, però la politica le ha dato anche notorietà, adesso la conoscono praticamente tutti. Sì, chi è che non conosce Massimiliano Pignoli? Sì, questo è vero, notorietà, però ai fini proprio di una soddisfazione mia personale, che poi si riversava nei miei cittadini e dire guarda, ho fatto il presidente del consiglio, ho fatto l'assessore alle politiche sociali, ecco, questo passo mi manca, questa soddisfazione che non è mia, poi è una soddisfazione che io poi condivido con tutti i cittadini che mi vengono a bussare alla porta e cercano aiuto, perché un conto è essere consigliere comunale, quindi ti devi sempre rifare agli uffici, un conto quando c'è l'assessore che tu dai l'indirizzo politico per fare quella cosa. Prima di chiudere, lei è anche un tifosissimo sempre del Pescara, dei colori bianco azzurro. I miei amici della curva e i miei amici distinti sono nel mio cuore, mi vengono sempre a trovare in consiglio comunale, sono utile anche per loro come punto di riferimento, spero e ne sono sicuro che mi sosterranno anche loro nelle prossime elezioni comunali. Sono venuto fino a ieri uno dei capi ultras della Curva Nord a salutarmi. Sì, ho fatto una marea di trasferte, non me ne pento, sono sempre orgoglioso, le mie vene scorre San Biancazzurro, scorrerà per sempre. Sono un tifoso del Pescara anche se quest'anno è dura. È dura da tanti anni, sinceramente, non è che è vero, solo quest'anno. È vero. Insomma, forza Pescara sempre. E tanti in bocca al lupo a Massimiliano Pignoli. Grazie per l'invito, grazie. Consigliere comunale di Pescara, ospite graditissimo del nostro appuntamento a tavola qui all'interno del ristorante Franco del porto turistico di Pescara. Grazie, vi voglio ringraziare perché voi tramite questa trasmissione ci fate conoscere ancora di più di fronte a un piatto di pasta o un po' di pesce e ci permettete di farci conoscere ancora di più rispetto a quello che noi vogliamo trasmettere ai nostri concittadini che vedono molto e di buon grado la vostra trasmissione. Complimenti Paolo e complimenti a tutti. Belle parole di Massimiliano Pignoli, che ringraziamo come ringraziamo tutto lo staff del ristorante Franco e naturalmente voi per averci ancora una volta scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti.